ma non ho manomesso la sua auto. Il commissario Courtier, ragione di Stato. Domani 21:10, Rete 4. Qual è il problema? Ho visto un omicidio. L'ho vista su tante copertine di riviste che mi sembra una vecchia amica. Per te, chiaramente lo è. È stato un delitto da professionista. Non è una cosa personale. Lui è il motivo per cui Cristina non è la signora Ante. Ho sposato la donna di cui lei è ancora innamorato. Fermi! Polizia! Nessuno ascoltava. Qualcuno ha visto il suo compagno? Tocca a me. Sì, perfetto. Bene. Lei scenderà tra un momento. Sì, molte grazie. Tesoro, le tue valigie sono pronte e il taxi sta aspettando. Su, andiamo. Ti prometto che ti raggiungerò appena possibile, appena finisco il mio lavoro qui. E nel frattempo starò seduta ad aspettarti. Ti ho aspettato 6 settimane l'ultima volta. Cara, appena concludo questo affare, tu e io avremo tutto il tempo esclusivamente per noi. Senti, ho un'idea. Perché intanto tu non cambi l'arredamento della nostra casa in Francia? Arredala come vuoi, come preferisci. Sarà la casa della nostra seconda luna di miele, la nostra casa per ricominciare. Credi davvero che possiamo ricominciare, cari? Certo che possiamo, tesoro. Tu e io possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ehi, tesoruccio. Sì, sono io. Sì, arrivo immediatamente, esatto. Stessa ora e allo stesso posto. D'accordo? Seguo quella macchina. Yeah.
no good. Non hai preso i budini? Sai che li adoro. Credevo preferissi l'insalata di pollo alla cinese. Beh, tra le insalate sì, ma a me piacciono i budini e qui non li vedo. Beh, perché non li ho presi. Sai, bisogna ordinarli almeno un'ora prima. Pensavo che tu non volessi aspettare tanto. No, naturalmente. Hai mai ordinato un'anatra alla pechinese? È una cosa che mi colpisce sempre. Bisogna ordinarla 24 ore prima. Ti è mai capitato di startene seduto in casa e pensare: ah, domani sera vorrei proprio un'anatra alla pechinese? Ciao. Cristina. Scusami se ti disturbo, Rick, ma sei la sola persona a cui penso di potermi rivolgere. Ti posso parlare? Sì. Aspetti, l'aiuto. Oh, grazie, non è molto pesante. Mancano i budini. Ma lei non è Cristina Lemaster? Sì. Credo di aver sbagliato momento, ma se ti dicessi che posso tornare più tardi, direi una bugia. Qual è il problema, Cristina? Ho visto un omicidio. Non ho visto proprio l'omicidio, solo il cadavere. C'era una donna morta in un motel fuori città. Si chiama Waterworks, mi pare. Che diavolo ci facevi là? Avevo seguito Carey. Credevo che avesse un amante. Bene, io vado ad occuparmi del mangiare. Mi dispiace, è davvero imbarazzante per me. Ma credimi, non sarei qui se potessi parlare con qualcun altro. Come mai non ti sei rivolta a un agente di polizia? Non posso farlo, Rick. Se facessi una deposizione simile, Carey verrebbe a sapere che l'ho seguito. Ora dovrei essere su un aereo diretto a Parigi. L'hai trovato, Carey? No, l'ho seguito fino al motel, ma l'ho perso. Quando ho trovato il cadavere sono scappata. Mi puoi aiutare? McCall? Sì? Vuoi andare a fare un giro o vuoi mangiare? Andiamo. Può anche accomodarsi, ce n'è volontà. Grazie, Eric. Non muoverti di qui finché non torno, capito? Avanti, sentiamo. Sentiamo cosa? Sentiamo cosa? C'è Cristina Lemaster nel tuo appartamento che mangia la nostra cena. L'ho vista su tante copertine di riviste che mi sembra una vecchia amica e per te chiaramente è una vecchia amica. Il Waterworks dove ha detto? A Hill Street? La vuoi smettere? Voglio sapere come fai a conoscere Cristina Lemaster. McCall, ci sono molte cose interessanti della mia vita di cui sarei ben disposto a parlarti, ma Cristina Lemaster non è una di quelle cose. Che cos'hai qui, Bernie? Che cosa ho qui? Quello che ho qui è tutto sotto controllo, Hunter. Ecco che cosa ho qui. Non mi serve nessun aiuto, grazie. Stavamo passando, Bernie. Chi è la vittima? Dolores Avery, alias Dolores Brown, alias 3 o 400 altre cose.
Johnny Settin la proteggeva. Ha preso 4 colpi da una 22. Non credi che Settin e le sue ragazze stiano preparando un altro ricatto? Può darsi. Una delle clienti dice che ha visto l'assassino, una donna. Questa è l'arma del delitto? Sì, era nell'atrio. Nessuno ha visto un uomo, giovane, sui 40, 45 anni, elegante, che parla con accento francese? No, il nostro uomo ha i capelli rossi, baffi, forse una cicatrice e gli occhiali. Perché lo chiedi, Hunter? Pura curiosità, Bernie. Bene, sembra che tu non abbia problemi qui. Un momento, non ficcare il naso Farò nel mio del omicidio. Mio meglio. Hunter, chi è quello che hai descritto? Karel LeMaster, il marito di Cristina. Non credi che fosse qui per tradirla, vero? No, può anche darsi. Io credo che non riuscirò mai a capire certi uomini. Come fa uno che è sposato con Cristina LeMaster ad andarsi a cercare, sì, degli svaghi? La bellezza non è tutto, ma insomma, sembra anche una donna simpatica. È una donna simpatica, vero? Sì, lo è. Puoi lasciarmi a casa. Hai scoperto qualcosa sulla donna che ho visto? Certo, era una prostituta. E tu dovrai andare alla centrale a rispondere ad alcune domande. Rick, hai detto che mi avresti aiutata. Una cliente del motel ti ha indicato come possibile sospetta. E riguardo a Carey? L'uomo con cui è arrivata non corrispondeva alla sua descrizione. Tu hai pensato che Carey fosse l'assassino? Beh, tu mi hai detto che è andato là e se c'è andato è un indiziato come un altro. Sono venuta qui sperando che tu potessi sistemare tutto senza che Carey venisse a sapere che l'ho seguito. Cristina, ma... un omicidio è di pertinenza della polizia. Tutto il resto può essere classificato come problemi coniugali. Non posso crederci. Mi hai seguito, Cristina. Mi hai sospettato fino al punto da non prendere l'aereo per seguirmi. Mi dispiace, care. Scusate se mi intrometto, ma credo che piuttosto le scuse dovrebbero venire dalla sua parte. Non è d'accordo, signor LeMaster? Sergente Hunter, questa è una faccenda privata tra mia moglie e me. Quindi, se vuole essere così gentile da scusarci... Certamente. Basta solo che risponda a un paio di domande. Per esempio, quando era al Waterworks questa sera, ha visto un tale con i capelli rossi e con gli occhiali che accompagnava una ragazza bruna sui 26 anni? No, io non ricordo. Sono stato là soltanto 5 minuti. Cristina! Era proprio necessario fare le sue indagini adesso, davanti a mia moglie. La sua attività extraconiugale, signor LeMaster, l'ha portata sulla scena di un delitto. Io faccio il mio lavoro. Già, il suo lavoro, certo. Era necessario renderlo così penoso per Cristina. Mi chiedo come mai non ha avuto la stessa delicatezza prima di fissare il suo appuntamento al Waterworks. Basta, ora basta. È vero, sono andato in quell'albergo. Sì, ma al solo scopo di farla finita, ecco. Era una storia senza importanza. Hunter, io ho avuto una crisi ultimamente e per uscirne, come dire, ho cercato un diversivo. Io non ho scuse, lo so bene. Mi dispiace solo che Cristina lo abbia saputo in questo modo. Però farò l'impossibile per farmi perdonare. Su 24. Questa mattina il signor LeMaster e sua moglie sono venuti per fare la loro deposizione sull'omicidio. Ecco. È una gran coppia, sai. Lei è bellissima e lui non è da meno. Ed è anche chiaramente molto ricco. A quanto pare fa il consulente finanziario per un ufficio elegante di North Camden. Già, potrebbe permettersi di andare in alberghi migliori. È evidente che Carey LeMaster ha dei problemi. Sì, e non sa ancora quanti. Ho uno strano presentimento. Credo che il sovraccarico di problemi che dovrà affrontare avrà origine da queste parti. Hunter, per caso stai cercando di mettere nei guai quell'uomo per riprenderti la bella Cristina? Di' la verità. Stavo solo riflettendo sull'acuta osservazione che hai fatto tu, sergente. Quale sarebbe? Come hai osservato, perché uno come LeMaster, sposato con una donna come Cristina, dovrebbe incontrarsi con una prostituta in un motel da 4 soldi? Non ha senso, a meno che non stesse facendo qualcosa di diverso da quello che ha detto lui. Ad esempio, uccidere Dolores Brown. Appunto. Capisco. Questa mattina ho ricevuto un rapporto sull'omicidio, roba da professionisti, e è stata uccisa per conto di qualcuno. L'assassino ha lasciato un tovagliolo con un cerchio azzurro disegnato sopra. Credo che dovremmo parlare di questo con Johnny Settin. Buona idea, per cominciare. Ehi,
ciao, Johnny. Siediti, Johnny. Sì, socievole, eh? Vatti a comprare un gelato, Bella. Paga il nostro amico. Ok, tesoro. Che vuoi da me, Hunt? Oggi è lei a parlare, Johnny. Io sono qui solo per prenderti a calci, se è necessario. Siamo venuti a farti le condoglianze, Johnny, per la defunta Dolores Brown. Mai sentito nominare? Per un anno gli ha fatto guadagnare $1,500 a settimana volendo fare una valutazione prudente e lui non sa chi sia. Riesci a crederci, Ante? Avanti, Johnny. D'ora innanzi parla sul serio. È stato un lavoro da professionisti. Chi può aver ordinato di uccidere Dolores? Ma io come faccio a saperlo? Tu e Dolores stavate preparando un altro dei vostri ricatti, vero? Oh, no, io no. Sentite, io non c'entro. Non c'entro, ve lo giuro. Quando mi raccontò che aveva un pollo, gliel'ho detto e ridetto. Fai attenzione, un giorno prenderai la persona sbagliata e ti faranno fuori. Lo giuro. Allora chi stava ricattando? Sentite, io non lo so, non gliel'ho chiesto e non lo volevo sapere. Lo giuro, Hunter. Non scherzo, Johnny. È stato un delitto su commissione, so che ne è stato ordinato un altro e stavolta con il tuo nome. Ho fatto girare la voce. Lei lavorava da sola. Johnny Setin è pulito. Sì, avrei fatto girare la voce, Johnny, ma come fai a sapere che ti ascoltano? Pensaci. Non l'hai bevuta, vero? Neanche una parola. Come ho detto, nessuno ascoltava. Ascoltavano, ma non ci hanno creduto. Calibro 22. Un tovagliolo con un cerchio azzurro sopra e tracce di pneumatici. Una macchina gialla con targa illeggibile guidata da uno con i capelli rossi e gli occhiali. È la seconda volta e la conferma che l'uomo che cerchiamo ha i capelli rossi e porta gli occhiali. Chissà chi ricattavano Johnny e la ragazza. Sono professionisti, gente che non trovi sulle pagine gialle. Bisogna conoscere qualcuno che conosce qualcuno. Quei due erano troppo furbi per ricattare chi ha certe amicizie. Rimane il fatto che sono morti. Già. Vuoi perquisire l'appartamento di Johnny prima di pranzo o dopo? Fallo tu, vado a vedere se riesco a cavare qualche parola saggia a mio zio Dom. Non ha senso, Rick. Uccidere è una faccenda molto seria. Un professionista non si scomoda e non corre rischi per un paio di topi di fogna. Chiunque abbia ucciso quella prostituta e il suo protettore, Johnny Setin, voleva che qualcuno lo identificasse. Per questo ha lasciato la firma. Quei cerchi azzurri significano qualcosa per qualcuno. Sei un giovane che ha appena intrapreso una carriera. Sei ambizioso, vuoi farti strada. Allora cosa fai? Lavori molto, va bene, ma non basta. Devi fare qualcosa che ti faccia notare dal capo. Potrebbe essere un progetto speciale che hai elaborato da solo. Potrebbe essere un favore che sai necessario al capo. Capisci cosa intendo? Sì, che c'è un miserabile che vuole mettersi in vista. Gira un tale che si fa chiamare Tommy Largo. È in circolazione da poche settimane, prima nessuno ne sapeva niente. Qualcuno dice che forse viene dal Jersey o da Chicago, ma sono solo chiacchiere. E adesso per chi lavora? Prima di sapere di quei due avrei detto per nessuno. Tutti pensavano che fosse un po' pazzo. Nessuno voleva farlo entrare. Però qualcuno l'ha fatto entrare. Ma chi è stato? Devi chiederti a chi giova. E non conosco nessuna persona importante a cui giovi la morte di quei due. Fermo, polizia! Va bene. Calma, In piedi, contro il muro. Calma. Gambe bene, larghe. Va bene. Allora, chi sei? Cosa fai qui? Green. Murray Green. Senta, signora, sono un amico di Johnny. Cos'è questa storia? Non ti ha nominato nel testamento? Sto cercando delle cose mie che aveva lui. Ah,
Bellissima. Una volta trovata la tua, che ne avresti fatto? Una bella copia per l'album? Signora, per favore, mi ascolti. Non era niente del genere. Questa macchina fotografica è tua? Ascolti, non è stata una mia idea, va bene? L'ho fatto soltanto perché Johnny mi teneva in pugno. Sapeva che avevo grossi debiti e che mi volevano spezzare le gambe. Chi è quello che stavano spremendo? Tutti quanti. Quello che li ha fatti uccidere? Non lo so. Che fotografia stavi cercando? Gliel'avevo detto, se scherzate col fuoco vi brucerete. Ecco. Bel ragazzo. Chi è? Jimmy Tommasino, eh? No, senta, non l'avete capito, è un mio amico. È il figlio di Papa Joe, non è vero? L'ultima volta che l'ho visto giocava col trenino che la nonna gli aveva regalato per Natale. Ah sì, beh, ora è cresciuto. La ragazza è la prostituta uccisa al Waterworks. È questo il motivo della sparatoria? Sì, secondo Murray Green, quello che ha fatto le foto. Ha detto che Johnny Setin e Dolores cercavano di ricattare Jimmy. Avranno esagerato e Tommy Largo è piombato su di loro. Jimmy lavora al Blue Orchid in cassa per conto di suo padre. Parliamone con lui. Se la prossima volta risulta dal registro che hai pagato 2 centesimi di meno, te li metteranno sugli occhi nella bara e anche presto. Capito? Bravo ragazzo. Fermi. È un amico. Senti, vado di fretta. Calma, mi servono 5 minuti. Te ne do 3. Allora. Beh, un po' di stile. Potevi mostrarmela in privato. Hai una strana morale. Farti sorprendere mentre fai l'amore ti imbarazza, ma far uccidere 2 persone per questo motivo non ti disturba per niente. Ehi, un momento. Aspettate un momento. Io non ho mai fatto uccidere nessuno. Johnny Setin e la ragazza con quella fotografia cercavano di ricattarti, vero? Beh, ora sono morti. E tu credi che io vada a pagare un sicario per delle fotografie dove neanche vi si riconosce? Cosa credete? Che sia matto? Sapete cosa mi farebbe mio padre? E cosa farebbe se scoprisse che hai parlato degli affari di famiglia mentre eri con lei? Siete a letto insieme, rilassati, magari con un bicchiere accanto. Una furba potrebbe approfittarne e farti parlare. Io vi assicuro che non ho mai dato ordine di ammazzare qualcuno. Immagino che tu non abbia mai sentito parlare di Cary Lemaster e neppure Largo. Di Tommy Largo. Sì, ne ho sentito parlare. Viene dall'est, vero? Beh, non ne so niente. Lo si vede parecchio in giro. L'altro poi mai sentito nominare. Largo sarebbe un buon acquisto per gli affari della famiglia, eh? Certo. È venuto da me un paio di volte. Mi ha detto che voleva lavorare per la famiglia, che dovevo presentarlo a mio padre. Io ho risposto di non pensarci, che non porta mio padre proprio nessuno che non conosco personalmente. Se tu non gli hai dato l'ordine, allora perché avrebbe ucciso Johnny Setin e la ragazza? Per accattivarsi tuo padre? Che ne so io, è una specie di pazzo. Dove possiamo trovare Largo? Non lo so, Hunter. Lo vedo qualche volta in giro. Niente di più. Se per caso si fa vivo per farsi ringraziare della mano data alla famiglia, fammelo sapere subito, capito? Oh, sì, per prima cosa. Senti, Jimmy, devi muoverti di più. Stai diventando flaccido. Vuoi spiegarmi una cosa, per favore? Perché gli hai chiesto se conosceva Lemaster? Lemaster era al Waterworks quella sera. E lo ha spiegato. Ma se è colpevole, ha mentito. Hunter, l'uomo che ha ucciso Setin corrisponde alla descrizione di Tommy Largo. Cercavo di non scartare nessuna ipotesi. Forse potresti accanirti contro quell'uomo perché ha sposato Christine. Non puoi lasciarti influenzare da motivi personali. Non c'è niente di personale. Ora dobbiamo concentrarci su Jimmy Tommasino. Va bene. Ehi. Thank you.
Avanti, apri. Sembra che il nostro uomo sia fuori. Ehi, dà un'occhiata. Largo e mancino. Chez Jacques, un ristorante a 4 stelle. Uno che abita qui potrebbe frequentarlo. Guardato sotto parrucche rosse? Cerchi azzurri? Johnny, stai scuotendo la mia fede nell'FBI. Sì, lo farò. Anche tu, 5401, eh? Sì. La polizia di New York non ha niente su Tommy Largo. Boston, idem. Detroit, Chicago, Philadelphia, New Orleans, 0 dopo 0. Nessuno è tanto bravo. Oppure non esiste. Ci risiamo. Largo e le Master sono la stessa persona. Mm. È una possibilità. Tutto è possibile, ma non abbiamo alcun motivo valido per arrivare a una simile conclusione, tranne che tu vorresti che fosse vero. E questa parrucca rossa? I sicari si travestono per non essere riconosciuti. Quando commettono il delitto, non nella vita di tutti i giorni. A meno che non faccia parte dello stesso piano. Può darsi che le Master faccia il sicario e che per motivi che noi non conosciamo lo faccia travestito da Tommy Largo. Hunter, questo è un romanzo ed è basato solo su una parrucca. No, no, c'è dell'altro. L'uomo non ha mai passato una notte nel suo appartamento, non ha mai dormito nel suo letto e porta le camicie taglia 40 e le scarpe numero 42, le misure di le Master. Di Smith, di Terwilliger e di metà del continente. Che dici del fatto che Largo e mancino? No, non è così. Quando ha sparato impugnava l'arma con la destra. Lo hai notato? Mm-hmm. Che ne dici di questo? No, non è possibile. Come puoi essere così ingenuo? Se fosse una prova tanto pericolosa, l'avrebbe usata per non far dondolare il tavolo. Ma lui non sapeva che saremmo andati a curiosare nel suo appartamento. E immagino che all'interno ci sia un numero di telefono opportunamente scarabocchiato. Oh, andiamo, adesso finiscila, per favore. Numero di telefono. Valeva la pena di guardare. Ah, è ottimo. Buon appetito. Grazie. Signori. Buonasera. Il solito? Ciao. Ciao. Scusa il ritardo. Ho aspettato che Carey andasse in ufficio. Non importa. Questo è un bel posto, vero Cristina? Ci sei mai venuta? Ah, sì, ma ora non più. Anzi, era uno dei posti preferiti di Carey. Mi sono stupita quando me l'hai proposto. Non hai paura di incontrare Carey, allora? No, non credo proprio che venga ancora qui. Sai, Cristina, io volevo vederti perché sono preoccupato per te. L'ultima volta che ci siamo parlati ho avuto l'impressione che tu non stessi tanto bene. Beh, potrebbe andare meglio. Ma penso che tutto si sistemerà. Sei riuscita a parlare con tuo marito? Sì, sì, certo. Ma non credo che abbiamo risolto nulla.
Si è scusato. Mi ha assicurato che non era niente. E io gli credo.